Oggi desidero farvi vedere un video che non avevo mai visto prima. Ho guardato altre tipologie di video simili, ma mai quello che andiamo a vedere oggi. Ciò che sorprende è che arriva dal Giappone, una nazione che mi ha sempre entusiasmato per la loro cultura, per alcune delle loro vecchie filosofie, l'arte marziale e il loro rispetto che portano per la natura. In questo video del 2007 si capisce come spingono fin da allora per la pantomima spaziale e ovviamente per la menzogna del globo. Gustiamoci il tramonto della Terra dalla Luna, con la tradizionale musichetta giapponese, necessaria a riscaldare il vostro relax e farvi accettare passivamente tutto quello che passa attraverso lo schermo e accoglierlo come fosse la realtà. Anche se si sa che è ridicolo solo per il riflesso grafico della Luna, simile ad un effetto di quasi 30 anni fa, l'età del video, con l'immagine di una Terra che adesso sappiamo che non è reale. È un'immagine impossibile. Il Kaguya passa sopra il polo sud ed entra nella parte più lontana della Luna. La Terra entra dentro la veduta della fotocamera ad alta risoluzione della HDTV. La Terra sta andando dietro l'orizzonte della Luna. Questo è il tramonto della Terra. In questo filmato, la parte in alto è il polo sud. Anche l'emisfero meridionale della Terra è in alto. Il polo sud della Luna è un punto particolare per una base sulla Luna che è stata programmata dagli Stati Uniti d'America. Ognuno di voi è libero, libera di credere a qualsiasi cosa che lo schermo vi mostra. Potete credere a tutto quello che vi piace. Ma quando si parla della realtà sulla forma della Terra, dovete sapere che dimostrarlo scientificamente è impossibile. Abbiamo solo immagini false dallo spazio, solo immagini create in CGI, e lo vedete scritto sotto tutte le immagini della NASA.